Buon pomeriggio ragazze e ragazzi, come state? Come va? Tutto bene? Bentornati, benvenuti sul mio canale. Allora, come avrete letto dal titolo, oggi vi voglio parlare, vi voglio mostrare un profumo bomba, pazzesco, buonissimo, strepitoso, che mi è stato regalato in occasione della festa della mamma, ma ho fatto passare un po' di tempo per parlarvene perché naturalmente ho voluto, ecco, provarlo, sentirlo tutti i giorni, vedere che tipo di persistenza, vedere se effettivamente come fragranza mi piaceva, quindi ho aspettato un po' per potervene parlare e così adesso sinceramente posso dirvi cosa ne penso e condividere con voi il mio pensiero. Vi spiego un po' la storia del regalo di questo profumo perché in realtà non è proprio un profumo da, diciamo, da signora, da donna matura. Secondo me è un profumo più adatto alle ragazzine, ma c'è un ma. Io ho visto la pubblicità di questo profumo e ho esclamato: wow, cioè quanto è bella quella boccetta del profumo, bellissima davvero. Questa esclamazione è stata praticamente colta e poi messa in pratica, quindi mi è stata, come dire, regalata, mi è stato regalato questo profumo. Ho avuto l'opportunità di poter sentire prima il bastoncino perché naturalmente non è bello regalare un profumo così a sorpresa e poi se non ti piace la profumazione, ecco, doverlo restituire. Per cui mio marito, appunto, visto che era la festa della mamma, voleva essere sicuro, quindi mi ha portato un bastoncino totalmente impregnato di questo profumo, me l'ha fatto ascoltare, me l'ha fatto sentire, io me ne sono innamorata pazzamente e quindi poi è stato scelto. Per cui è stato un regalo barra scelta tra virgolette mia personale. Ma non perdiamoci più in chiacchiere, vi mostro questo gioiello. Ho conservato anche la scatola perché io, attenzione, conservo anche la scatola. L'ho conservato proprio per farvi vedere come si presentava integra la confezione e stiamo parlando, ta-da, di lui. Il Moschino Toy 2 Bubble Gum, profumo nuovissimo, proprio nuovo, nuovo di zecca, lanciato sul mercato a marzo, credo, sì, marzo del 2021, perché mi sono documentata. È una eau de toilette da 30 ml. La scatoletta è fantastica, vabbè, è fucsia, quindi già la scatola ha il suo perché. Naturalmente il profumo, come vi ho detto, l'ho già utilizzato tantissime volte, ma ho conservato il tutto per farvi vedere com'era appunto sistemato il simpaticissimo orsetto Teddy che va tanto di moda in questo momento. Guardate quanto è carina, quanto è bella la confezione, cioè la boccetta veramente strepitosa da raccolta, da collezione, tutto quello che volete. Il tappo è un tappo che rappresenta appunto l'orsetto, tipico anche comunque del brand Moschino. Tutta la boccettina è in vetro con queste parti qui satinate. Il tappo si toglie in questo modo, così, e poi è a spray, quindi abbastanza comodo e pratico. Questo appunto vi dicevo è un eau de toilette, è un 30 ml e l'ho acquistato da Sephora usufruendo di una particolare promozione perché questo costa, lo so perché ovviamente l'ho visto anche su internet, costa il formato di 30 ml 45,90 euro, ma da Sephora aggiungendo altri 4 euro facevano lo sconto del 25%, quindi devo dire che il prezzo è stato abbastanza conveniente. Mi ha colpito tantissimo in pubblicità questo profumo, ho detto no, bellissimo. Allora, bubble gum, avete presente la Big Bubble, la famosa Big Bubble, la gomma, quella metà bianca e metà rosa, quindi panna e fragola? Esattamente, preciso, quello è l'odore, cioè se volete odorare una Big Bubble potete
rifarvi, diciamo, potete essere tranquille che se vi piace quello, vi piace sicuramente questo profumo Moschino Toy 2. Allora, ho raccolto alcune cose perché mi sono già documentata, anche se non c'è tantissimo su questo profumo perché, ripeto, è abbastanza nuovo. Allora, innanzitutto è una fragranza del gruppo floreale fruttato femminile, e quindi già questo la dice lunga perché, insomma, il fruttato a me piace davvero tanto. Lanciato sul mercato nel 2021, e il naso di questa fragranza è un famoso, appunto, professionista che fa appunto di mestiere il creatore di fragranze, quindi il naso, che è Olivier Pesquet. Ha veramente creato, ideato diversi brand, fra il quale anche questo qui di Moschino. Vi vado a leggere le note di testa, che sono, sentite bene, frutta candita, arancia amara e limone. Le note di cuore sono gomma da masticare, e quindi vi ho detto tutto, rosa bulgara, mirtillo, pesca, cannello, zenzero e fiore di pesco. C'è un tripudio veramente di fiori e frutta che è la meraviglia. Le note di base sono invece l'ambroxan, il muschio e il cedro. È un profumo molto persistente, è un profumo che nella prima ora proprio è come se fosse davvero la Big Bubble, identica. Dopo un'oretta, un'oretta e mezzo, non si sente più questo odore forte, ma lascia una freschezza che è qualcosa di meraviglioso. Cioè, io lo spruzzo la mattina, poi vado al lavoro e in tutti i miei movimenti, cioè qualsiasi cosa, che può essere sistemarmi il camice, sistemarmi l'orologio, qualsiasi movimento faccio, io mi sento questo profumo addosso, che è veramente la fine del mondo. E più passano le ore, e più sviluppa un odore così fresco, una sensazione di freschezza così bella, che è veramente piacevole. Quindi abbandona quello che può essere quell'effetto subito dolce, ma non stucchevole, attenzione, quel dolce subito, immediato della prima ora, per poi diventare via via sempre più fresco, e a finire della giornata un po' più leggero. È molto persistente, mi piace, non è nauseante assolutamente. Chi me lo ha sentito fino adesso addosso è rimasto veramente colpito, anzi tutti mi chiedono: ma stai masticando la gomma, ma che profumo è, ma che buono è. Quindi devo dire che ho raccolto veramente tantissimi pareri positivo. Se vi piace, se avete una collezione di profumi, se vi piacciono i profumi dolci, cioè fateci un pensierino, perché questo fa anche la sua figura appoggiato su una menzolina del bagno, ancora di più figuratevi in una postazione make-up, cioè veramente fa una figura davvero pazzesca. Proprio questo è un profumo davvero pazzesco. Quindi io volevo condividere con voi le mie impressioni e appunto farvi la mia prima recensione veramente fatta e maturata in questi giorni, perché davvero l'ho voluto provare per vedere se fosse soltanto così. Ho detto: vabbè, magari è una cosa blanda, no? Che dopo 2 ore non si sente più. Invece no, assolutamente super super consigliato. Io, ragazze, vi ringrazio, ragazze, ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo video. Io e il mio dolcissimo e buonissimo profumo Teddy vi salutiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao!